Buonasera a tutti, ho il piacere di salutare la collega Serena Marcenò, l'ingegnere Belfiore insostituibile e l'altrettanto insostituibile, ma quella ormai la conoscete tutti, Giuseppina Campisi, con la quale abbiamo organizzato questi seminari. È un piacere essere ritornati ad anno nuovo con questi seminari che stanno avendo davvero tanto successo ed è un piacere che apra la sessione 2021 Serena Marcenò, che molti conoscono, non da ultimo, perché una dei delegati all'internazionalizzazione, attivissima nel campo dell'internazionalizzazione e da tempo si occupa anche appunto di genere. Quindi io darei direttamente la parola a Serena, a meno che Giuseppina Campisi non voglia dire qualcosa, e augurando a tutti buon lavoro, buona continuazione di questi interessantissimi seminari. Giuseppina, vuoi dire qualcosa? No, semplicemente ero entusiasta del curriculum della professoressa Marcenò e quindi penso che sia per noi un'occasione importante perché come docente, oltre che come delegata, ha dimostrato veramente di credere nel gender studies anche in termini proprio di didattica frontale. Quindi penso che avremo veramente molto da imparare perché in un'ora cercherà di raccontarci proprio la parte più saliente. È probabile che per la prima volta capiremo cosa è successo, ecco, in termini di rapporto tra la mente e ovviamente l'individuo e il mondo del lavoro, che poi rappresenta la parte della società diciamo più importante poi nella vita di ognuno di noi. Quindi sono veramente contentissima di partecipare proprio come uno studente. Ecco, era questa l'emozione che volevo trasferire. Una studentessa, va. Ok. Per bilancio di genere. Va bene, allora grazie ad entrambe, grazie per questo veramente sforzo immane che avete fatto e che state facendo per questa iniziativa di Ateneo che non può che essere benvenuta, che porta al centro dell'attenzione dell'Ateneo con un approccio interdisciplinare, una questione che è diciamo di base in tutte le cose che facciamo quotidianamente, come diceva la professoressa Campisi, non solo da un punto di vista teorico, ma proprio da un punto di vista delle pratiche quotidiane, ciascuno di noi nei ruoli che ha di docente, di scienze, e che diciamo porta apre una riflessione comune. Su quelle che poi sono cose con le quali facciamo i conti tutti i giorni nei nostri studi e nel mondo del lavoro. Allora, userò pochissimo il PowerPoint perché ditemi se lo vedete, immagino di sì, perché appunto come filosofa politica sono abituata, diciamo, a fare un lavoro di parola, ma un paio di cose le ho segnate. E dunque questo è il tema che abbiamo concordato su questo concetto un po' da chiarire di femminilizzazione del lavoro tra vecchi e nuovi stereotipi di genere. Naturalmente si tratta di concetti abbastanza complessi e ho pensato di strutturare questo mio intervento cercando di ricostruire quattro punti essenziali. Ecco qua. Cercherò di darvi alcuni elementi su due dei temi centrali del femminismo, quello dell'eguaglianza e quello della differenza, di ragionare insieme a voi su cosa sono gli stereotipi e in particolare gli stereotipi di genere, per capire se gli stereotipi stanno cambiando e sono cambiati nella nostra società. E poi per introdurre il tema della femminilizzazione del lavoro dovrò necessariamente inserire alcuni concetti chiave che ci fanno capire il nostro tempo presente, in particolare questa dimensione neoliberale del capitalismo, del sistema economico contemporaneo, dentro il quale il concetto, la realtà della femminilizzazione del lavoro si inserisce. Interrompo la condivisione. Ok, benissimo. Quindi adesso voi dovreste vedermi, io non vi vedo purtroppo, non posso avere feedback da parte vostra, quindi
vado avanti un po' così alla cieca. Mi diceva il dottore Belfiore che posso però seguire una chat, giusto? La posso visualizzare, sì, ok. Però vediamo se riesco a visualizzarla. Dove c'è il punto interrogativo? Ok. Ecco qua. La apro così, dovessero arrivare delle domande, delle richieste di chiarimento, interrompetemi pure, cercherò per quanto possibile di interagire con voi. Allora, vorrei cominciare parlando di femminismo, questa diciamo, parola molto usata, abusata, per chiarire un po' che cos'è il femminismo, no? Di cui ci stiamo occupando e al centro del quale la questione di genere è stata posta. Intanto potremmo cominciare col dire che parlare di femminismo è una semplificazione, perché non esiste un pensiero femminista, esistono tanti pensieri e movimenti femministi che se hanno qualcosa in comune è proprio quello di aver messo insieme il piano della teoria della riflessione e il piano della pratica, il femminismo come movimento, cioè quindi come attività politica all'interno delle nostre società, che si è data come obiettivo quello di occuparsi della condizione. Il femminismo, potremmo dire, nasce con la modernità, cioè con la stessa rivoluzione francese. I primi testi femministi nascono proprio nel periodo della rivoluzione, quando alcune donne, giusto per citarne due famosissime, i miei studenti, le mie studentesse sanno di cosa parlo, Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, che pubblicarono negli anni 90 del Settecento due libri nei quali essenzialmente si chiedevano per quale ragione le donne non potessero accedere, non potessero vedersi riconosciuti quei stessi diritti fondamentali della stessa rivoluzione francese. All'uomo, al genere umano, ma che non riconoscono in questa universalità le donne. In realtà, come vedremo, quello che i diritti fondamentali non riconoscono alle donne, in realtà non lo riconoscono neanche a tanti altri soggetti. Se pensate, ad esempio, che nel periodo della Rivoluzione francese e anche poi nel periodo successivo, quegli stessi stati che si davano, diciamo, che riconoscevano dei diritti fondamentali di libertà, di eguaglianza, di fatto poi, nello stesso tempo, erano anche degli stati che colonizzavano lo spazio extraeuropeo, negando quegli stessi diritti a persone di differente colore, di differente classe, oltre che di differente genere, capiamo che ci pongono qualche problema che ci deve fare riflettere. Dicevo, non si può parlare di un femminismo, però si può parlare di alcuni temi che tutti i movimenti e il pensiero filosofico e politico femminista hanno più o meno messo al centro della riflessione. Il tema è sicuramente quello del patriarcato, e in particolare la critica al patriarcato che viene interpretato come un sistema di potere, un sistema che è al stesso fatto da un insieme di regole, ma anche da un insieme di elementi culturali e sociali che vedono le donne collocate in una posizione particolare, nello specifico in una posizione di subordinazione agli uomini. Dunque, rispetto al patriarcato, che non a caso quindi viene definito un ordine simbolico, cioè un sistema culturale e sociale all'interno del quale vigono delle regole di comportamento che al di là dell'apparato, diciamo, formale, giuridico, delle leggi, del riconoscimento dei diritti fondamentali, condizionano modo di comportarci nella società e il loro modo di giudicare i comportamenti. Dunque, il tema del patriarcato lo introduco, poi ci ritorneremo. È sicuramente comune a tutto il pensiero politico femminista e ai movimenti femministi, ma gli altri temi centrali sono quelli della rivendicazione dell'eguaglianza, un'eguaglianza che non deve essere
Abbiamo perso la professoressa. Professoressa, c'è qualche problema di connessione di rete del suo PC? Magari c'è qualche altra connessione che è in corso, qualche flusso stream in corso da casa? Magari può, perché la qualità si sta riducendo molto. Non so se mi sente. No, non c'è nessuna connessione da casa. Non mi sentite? La vediamo a scatti, diciamo. Lei come mi vede? Mi vede? Anch'io ho difficoltà a vederla, però la sento. Se vuole, non so, potrebbe essere. Però io la sto guardando, sembra. Se volete posso spegnere la telecamera per alleggerire così mi sentite meglio. Dite voi. Va bene, però Doppio diciamo cieco. no, non vedo niente nessuno, diciamo dal punto di vista sentono soltanto. Vediamo, magari spengo un attimo la telecamera, magari la riprendiamo fra 5 minuti. Può Allora continuare. spengo. Si è bloccato tutto. Niente. No, pronto? Impossibile. Sì, io vi vedo e vi. Noi no. Né vedere né sentire, soprattutto. No, riaccendo la telecamera perché diciamo non va bene così. Ok. Ricontinuiamo nella speranza che internet funzioni meglio. Mi sentite adesso? Sì. Continui, Sì. Mi continui. dispiace, non capisco. Qual è la rete che uso normalmente? Ora non capisco perché proprio in questo momento sta dando problemi. Tranquillo. Una cosa, va bene, soltanto una cosa temporanea. Allora, stavo dicendo dunque, il tema dell'uguaglianza, non soltanto un'uguaglianza formale, quindi immagino che questo passaggio l'abbiate perso a questo punto. Stavo dicendo, l'altro tema centrale del femminismo è quello dell'uguaglianza, ma di un'uguaglianza che non sia soltanto formale, cioè che riconosca alle donne dei diritti dal punto di vista legislativo, ma un'uguaglianza che riconosca alle donne una pratica di uguaglianza, cioè un'uguaglianza di fatto nelle condizioni sociali, di lavoro, di accesso all'istruzione e via di seguito. Il terzo tema, più contemporaneo a noi, ma che comunque, come vedremo, appartiene anche alle prime ondate del femminismo, è sicuramente il tema che diciamo, le femministe di solito riferiscono al tema del soggetto, cioè chi è questo soggetto di diritto del quale parlano le nostre costituzioni? È veramente un soggetto universale e se così è, perché alcune categorie, prima di tutto quelle delle donne, ma appunto anche categorie delle popolazioni extraeuropee o categorie che hanno sono portatrici di alcune differenze sostanziali, non riescono a trovare un pieno riconoscimento in questo soggetto di diritto universale. Quindi diciamo, essenzialmente sono questi i tre temi con i quali il femminismo si è confrontato appunto dalla fine del Settecento fino ad ora. Dicevamo il patriarcato, l'ordine simbolico patriarcale che va inteso quindi come un sistema culturale e sociale che attribuisce alcune identità e alcune collocazioni specifiche alla componente maschile e alla componente femminile delle nostre società. E in particolare il patriarcato è un ordine simbolico all'interno del quale la posizione della donna viene sempre vista in una dimensione subordinata rispetto a quella maschile, una posizione subordinata non tanto per una questione diciamo inferiorità, ma
direi quasi per una questione culturale, cioè una serie di convincimenti culturali che fanno sì che alle donne vengano attribuiti dei ruoli e dei comportamenti che sono ritenuti dalla cultura dominante all'interno della nostra società come naturali, giusti, normali per le donne e per gli uomini. Ora, stare all'interno di uno schema che dice che alcuni comportamenti sono normali, sono naturali, sono giusti, produce di fatto l'esclusione delle donne da alcuni, e ha prodotto l'esclusione delle donne da alcuni ambiti, da alcuni diritti, da alcune libertà, capacità di azione. E hanno fatto sì che le donne per molto tempo rimanessero escluse da una serie di ambiti sociali, economici, professionali e culturali delle nostre società e che in qualche modo si ritrovassero sempre ricondotte ad una posizione di inferiorità e di subordinazione rispetto al maschile. Ora, mi vedete e mi sentite? Ogni tanto chiedo per sì, essere sì, sicura. Sì, ti vediamo e ti sentiamo, però non benissimo. Sei sempre un po' sfocata, come se ci fossero pochi pixel, ma non importa, andiamo avanti perché ti sento bene. Va bene, d'accordo. Allora, quali sono i ruoli, o meglio, potremmo, così cominciamo a introdurre il concetto di stereotipo, quali sono gli stereotipi tradizionali dei ruoli femminili? Molto facilmente ciascuno di voi potrà immaginare che i ruoli che di solito vengono attribuiti alle donne come normali, come naturali e dunque come giusti, sono da un lato quello, diciamo, delle donne madri, cioè delle donne che si muovono all'interno dell'ambito domestico della famiglia, quindi madri, mogli, figlie, sorelle, e che quindi hanno una vocazione alla cura del marito, dei figli, delle persone anziane, e dall'altro lato un altro tipico stereotipo di genere è quello che vede le donne come seduttrici, ecco, diciamo così. In realtà questa dicotomia tra la donna rappresentata sempre nello stereotipo della donna madre o della donna seduttrice rimanda a un ruolo che è abbastanza omogeneo tra queste due figure, cioè si tratta essenzialmente di una rappresentazione della donna che ricade sempre nello stereotipo di una donna che comunque è oggetto di un potere maschile. O come donna madre o come donna seduttrice, è comunque oggetto di un potere e di una supremazia da parte degli uomini. Se pensate, quindi questo già ci fa capire che antichi stereotipi continuano ad essere vigenti nelle nostre società postmoderne, pensate agli spot pubblicitari ai quali siamo abituati, c'è una bellissima intervista di Anna Maria Testa su questo, che racconta come di fatto le donne vengono sempre rappresentate con la zuppiera in mano, no? Cioè negli spot pubblicitari di solito siamo sempre legate al fatto di cucinare, al fatto di prenderci cura dei bambini, al fatto di fare le pulizie, oppure pensate ad altri spot, per esempio spot di automobili, spot di alcolici e via di seguito, veniamo rappresentate nel ruolo di seduttrici e in questo stereotipo della donna che seduce, il corpo della donna viene utilizzato per vendere un prodotto. Quindi se anche in modo più contemporaneo questi vecchi stereotipi di genere della donna madre di famiglia o della donna peccaminosa e seduttrice continuano ad essere vigenti. Ora, questa collocazione nei ruoli e negli stereotipi di genere dal pensiero filosofico femminista è ricondotta a una modellizzazione che una delle più famose filosofe femministe, che si chiama Lucy Rigorey, ha chiamato economia binaria.
Che cos'è l'economia binaria? È un modo per rappresentare il patriarcato. Dice Lucy Ligrey, il patriarcato ragiona per categorie che sono organizzate, quella del maschile e quella del femminile, che sono organizzate tra loro in senso dicotomico. C'è un polo maschile e un polo femminile. Ma questa dicotomia, questa loro separazione, non è una separazione alla pari, perché in realtà queste due forme di rappresentazione del maschile e del femminile hanno una relazione gerarchica, cioè ce n'è una che sta in una posizione di potere e quindi egemonica, e una che sta in una posizione subordinata e quindi subalterna. Vediamo se riesco a farvi vedere, visto che non funziona bene la rete. Ora vorrei provare a condividere, ditemi voi se funziona. Condivido un attimo il PowerPoint, sì, lo vedete? Sì. Ok, sì, allora ok, vi faccio vedere questa immagine che rappresenta appunto la logica dell'economia binaria che sta alla base dell'ordine simbolico patriarcale, quale il maschile, i comportamenti maschili e femminili, dunque anche gli stereotipi di genere, si coagulano intorno ad alcune posizioni emblematiche. L'uomo, il maschile, è sempre concepito come il soggetto dell'azione, la donna, come vi dicevo poc'anzi, come l'oggetto, no? Cioè è sempre un oggetto di fronte agli occhi degli uomini che la rappresentano all'interno di alcuni comportamenti che abbiamo visto essere appunto quello tradizionale della madre o della donna seduttrice. L'uomo è per natura un essere razionale, mentre la donna, diciamo, compete più la sfera del sentimento e della passione, e dunque l'uomo ha diciamo la razionalità, la mente è chiaramente un appannaggio, l'uso della razionalità nello spazio pubblico è sicuramente un appannaggio maschile, mentre invece la donna viene sempre vista attraverso una dimensione corporea, così come la sfera pubblica appartiene principalmente agli uomini, mentre quella privata appartiene, e soprattutto domestica, appartiene alle donne. Dunque l'uomo è più legato ad elementi culturali, sociali, economici, politici, mentre la donna è più legata a funzioni di tipo naturale. Alla fine di questo schema, che ci serve un po' a rappresentare che cos'è il patriarcato, stanno altre due parole, il sé e l'altro. Se l'uomo è il soggetto dell'azione, il soggetto maschile si pone al centro della scena politica e culturale delle nostre società, mentre la donna rappresenta l'alterità. Attenzione però, perché nell'ordine simbolico patriarcale in realtà noi stiamo parlando di una falsa alterità, cioè nell'ordine simbolico patriarcale la dimensione del maschile e del femminile non rimanda a due dimensioni nelle quali gli uomini e le donne si autorrappresentano, ma rimanda ad una dimensione nella quale l'elemento dominante maschile rappresenta se stesso e allo stesso tempo rappresenta l'elemento femminile come una proiezione dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Dunque, in questa tabellina che vi sto facendo vedere, non è che sotto la colonna del femminile ci sono i modi in cui le donne sono libere di autorrappresentarsi, ma i modi nei quali vengono rappresentate all'interno della cultura patriarcale, e dunque in realtà, come dice Lucy Ligrey, il sistema e l'ordine simbolico patriarcale è un ordine omosessuale, ma non, questo non significa che è un ordine fatto da omosessuali evidentemente, ma è un ordine fatto totalmente al maschile, cioè un ordine in cui viene rappresentato il maschile e il femminile non è altro che la risultanza di come l'elemento maschile vede le donne. Ok? Dunque non c'è un altro, perché questo altro non è veramente altro, ma è la proiezione dei bisogni, dei desideri e dell'egemonia di un sé pensato al maschile. Allora, interrompo nuovamente. Ora però, rispetto a questo discorso degli stereotipi, dobbiamo fare un piccolo, ci dobbiamo fermare un attimo, perché
Gli stereotipi dei comportamenti, dunque anche gli stereotipi di genere, non è che vigono in virtù di una legge scritta, vigono in virtù di un comune sentire. Comune sentire che è quello che è nelle nostre culture ci fa giudicare ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che riteniamo giusto o sbagliato perché riteniamo sia più o meno aderente a un ordine naturale delle cose. E dunque gli stereotipi di genere, come tutti gli altri stereotipi, come quelli di razza, come quelli relativi all'orientamento sessuale in seguito, hanno una forza micidiale, perché in realtà si trasmettono, si perpetuano e si proiettano verso il futuro in virtù dei nostri comportamenti privati ed individuali. Gli stereotipi di genere funzionano ancora all'interno della nostra società perché molti di noi li ritengono giusti e dunque ciascuno di noi, maschio o femmina che sia, uomo o donna che sia, se li ritiene giusti è a sua volta un moltiplicatore di questi stereotipi. Se io penso che i ruoli femminili siano adatti ad alcune cose piuttosto che ad altre, utilizzerò questi miei criteri di giudizio nel modo che ho di educare i miei figli o di comportarmi nel luogo di lavoro, ma li avrò anche nella capacità stessa di rappresentare me stessa all'interno degli ambiti della famiglia, del lavoro, della società, della mia chiesa o della mia religione. Cioè mi autorrappresenterò a partire da uno schema di comportamenti che io e gli altri giudichiamo. Perché lo facciamo? Beh, un po' perché ci crediamo veramente, perché ci hanno educati così e quindi pensiamo che questo sia giusto. Un po' perché gli stereotipi di genere non solo è difficile, ma a volte è anche molto pericoloso, perché quando noi non ci conformiamo a quelle regole non scritte ma tramandate da secoli di comportamento, rischiamo lo stigma sociale, il rifiuto, l'esclusione, a volte persino forme violente di esclusione. Rischiamo di essere fatti oggetto di atteggiamenti discriminatori, colpevolizzanti e persino di violenza fisica, oltre, come si dice, di violenza epistemica, di violenza simbolica. Che cos'è la violenza simbolica ed epistemica? Che funziona proprio nel meccanismo di creazione e perpetuazione degli stereotipi. La violenza epistemica, la violenza simbolica, è quella violenza che agisce nella nostra mente, che conforma i nostri criteri di giudizio e ha uno strumento particolarmente efficace, che è quello che è stato studiato veramente in modo particolarmente efficace di studiosi e delle studiose postcoloniali. In base alla violenza epistemica, chi è subordinato, chi è subalterno rispetto ad un potere egemone, crede che le categorie che ne fanno un subalterno siano giuste, cioè introietta quei criteri di giudizio che determinano la sua posizione di inferiorità. Pensate alle caste indiane. Esistono nel sistema delle caste indiane dei ruoli, come quello dei cosiddetti senza casta, che vengono definiti per una serie di tradizioni e via di seguito, ora ci sarebbe molto da dire, ma non è il momento, vengono definiti come intoccabili, cioè sono delle persone che per alcune caratteristiche di discendenza, di genealogia, a ruoli sociali, hanno una posizione impura all'interno della loro società. Bene, il problema non è soltanto che ci sono dei soggetti egemoni che usano questa violenza, questa forma di discriminazione, perché poi naturalmente queste persone vengono ridotte a fare i lavori peggiori, come i pulitori di latrine, ad esempio, no? Che è tipico lavoro che è stato assegnato agli intoccabili in India, ma che sono categorie che se stessi poi hanno introiettato, rappresentando se stessi all'interno della società a partire dalla interiorizzazione di quella subalternità. Quando io interiorizzo, cioè faccio mio, quella mia posizione di inferiorità, tutto il mio progetto di vita ne viene coinvolto. Non riesco a fare
dei progetti di vita in termini di emancipazione e di libertà. Un po' perché mi è preclusa, perché la società non me lo garantisce da un punto di vista giuridico, da un punto di vista o da un punto di vista culturale. Ma a volte potrei anche non avere la forza e il coraggio di ribellarmi a quei ruoli che mi sono stati attribuiti. Bene, gli stereotipi di genere funzionano allo stesso modo e spesso in questo, nella loro perpetuazione all'interno delle nostre culture, non c'è differenza tra uomini e donna, perché siamo tutti portatori di questa cultura e quindi tutti abbiamo, ahimè, la capacità di dare continuità a questa cultura dell'esclusione o della subordinazione. Allora, un ultimo elemento, diciamo, strutturale. Questa organizzazione culturale e sociale non è qualcosa che riguarda soltanto le relazioni di genere. In realtà è qualcosa che riguarda la dimensione moderna. Quando io parlo di dimensione moderna intendo, diciamo, quell'organizzazione sociale e politica che è nata, diciamo, con la rivoluzione francese e che ancora adesso, diciamo, si mantiene in vita, cioè quell'organizzazione sociale e politica che fa riferimento allo Stato moderno, al pensiero liberale, alle democrazie liberali, quindi a organizzazioni politiche di tipo democratico, rappresentativo e via di seguito. Perché dico questo? Perché quando poco fa vi facevo vedere la struttura dell'economia binaria che sta alla base del patriarcato, in realtà questa stessa struttura noi la possiamo rivedere anche nei fondamenti del pensiero politico occidentale moderno, che è costruito attraverso categorie che costantemente disegnano dei confini tra chi è incluso e quindi ha diritto dal punto di vista formale, ma anche la capacità di godere sostanzialmente e praticamente di quei diritti, e di chi invece è escluso da quei diritti e da quei comportamenti. Vi faccio vedere l'ultima slide, perché poi andiamo avanti invece. Mi vedete, mi sentite? Io intanto ve lo chiedo perché... Sì, sì, ti sentiamo. Ok. Allora, i principi ordinatori della nostra dimensione politica moderna e contemporanea, la chiamo occidentale non perché è soltanto collocata nel mondo occidentale, perché in realtà se c'è una cosa che il colonialismo ha fatto è stata quella di espandere questa cultura politica anche oltre i confini geografici dell'Occidente, ma nella letteratura politica dei post-colonial studies, eccetera, viene indicato in questo modo per collocarla storicamente all'interno di quello che è stato il pensiero liberale classico. Quali sono le dicotomie della nostra dimensione politica moderna e contemporanea? La prima assolutamente quella tra amico e nemico. Naturalmente non posso adesso entrare nel merito di questa categoria fondamentale, ma anche a livello intuitivo potete capire a cosa mi riferisco. Una categoria che si rispecchia anche in quel meccanismo di inclusione ed esclusione che separa i cittadini dagli stranieri, cioè un'idea di diritto fondata sulla cittadinanza e dunque del riconoscimento di alcuni diritti fondamentali all'interno dei confini degli stati-nazione. Una dicotomia che nella nostra contemporaneità è fatta da flussi migratori, di merci, di informazioni che travalicano i confini tradizionali, mostra il fianco e ci fa capire che la questione del diritto e dei diritti fondamentali non può essere ancorata ad una territorialità geografica tradizionale. E ancora la dicotomia tra ciò che è universale, no? Poco fa vi ricordate, vi dicevo, i diritti universali riconosciuti all'uomo, ma qual è questo uomo che veramente vede riconosciuti i diritti fondamentali di libertà, di uguaglianza e via di seguito? E ancora il discorso di identità e di alterità che abbiamo visto nello schema dell'economia binaria, i meccanismi appunto di inclusione e di esclusione, la grande dicotomia tra i paesi sviluppati e i paesi sottosviluppati e via di seguito. Questo perché ve lo dicevo? Perché in realtà la questione di genere mostra
quelle che sono le aporie, cioè le contraddizioni interne di tutto il nostro pensiero e pratica politica moderna e contemporanea. Per fare i conti con le questioni di genere, dobbiamo fare i conti proprio con la nostra dimensione politica, con la nostra dimensione culturale, con l'organizzazione sociale delle società all'interno delle quali noi viviamo. Allora, rispetto al pensiero femminista, questa situazione, cioè questo pensare il mondo attraverso delle categorie che separano in modo gerarchico le persone a secondo dei ruoli che vengono ritenuti giusti, naturali e dunque normali, secondo il pensiero e le pratiche del femminismo, potremmo dire un po' schematicamente che questa separazione tra chi è incluso e chi è escluso, separazione che spesso appunto, anzi sempre ha riguardato le donne, ma non solo le donne, si può superare o attraverso il discorso tradizionale dell'emancipazione, cioè vogliamo più diritti, dovete riconoscere più diritti alle donne, ok? Quindi diritti che prima con la Rivoluzione Francese venivano riconosciuti soltanto agli uomini, effettivamente in questi secoli abbiamo visto ci sono stati molti cambiamenti, le donne ormai in gran parte del nostro pianeta, seppur non in tutto, vengono riconosciute soggetto di diritto al pari degli uomini, e molti ambiti che prima c'erano preclusi, adesso invece sono ambiti nei quali lavorativi, culturali, di formazione, ai quali noi possiamo accedere. E dunque sembrerebbe quasi una questione di tempo. Dateci tempo e la situazione migliorerà, dateci tempo e con una serie di aggiustamenti giuridici e sociopolitici arriveremo ad un'uguaglianza formale e sostanziale di tutti quanti. Ora veramente, è veramente così? Possiamo dire che dopo secoli di emancipazione la condizione delle donne oggi è su un piano di eguaglianza rispetto a quella degli uomini? Allora, qui dobbiamo fare un ragionamento sull'altro concetto cardine di questo discorso sugli stereotipi, che è il concetto di differenza. Perché in realtà quel soggetto libero uguale che fu celebrato dalla Rivoluzione Francese era un soggetto un po' strano, perché noi possiamo essere tutti uguali di fronte alla legge, ma poi di fatto siamo veramente tutti uguali o ciascuno di noi porta con sé delle differenze che però non sono neutre, perché sono esattamente quelle differenze che fanno sì che riusciamo ad accedere in modo più o meno completo al pieno godimento dei diritti fondamentali. Godimento dei diritti fondamentali significa essere libere di scegliere quale lavoro fare, non essere discriminate nel campo professionale, poter accedere, ora faccio riferimento più al nostro contesto, a ruoli dirigenziali nelle imprese private o a ruoli applicati nella pubblica amministrazione, persino nell'università. E non essere discriminati e discriminate per altre categorie che hanno sempre funzionato come criterio di discriminazione accanto alla categoria del genere, e che sono, seguendo la letteratura anglosassone, il lessico anglosassone su questi argomenti, le tre categorie del sesso, della classe e della razza. Che cosa è successo all'interno del pensiero femminista a un certo punto? Che del cosiddetto terzo mondo, rispetto al pensiero e alle pratiche del femminismo occidentale, hanno cominciato a dire: belle signore bianche, borghesi, europee e nordamericane, ma voi state facendo un discorso di emancipazione che basato su una differenza di genere che non tiene conto del fatto che le discriminazioni si muovono anche su altre categorie. Intanto ricondurre la differenza sessuale
semplicemente una dicotomia maschile e femminile, è un discorso limitativo, perché non riconosce né nello stereotipo del maschile né in quello femminile l'esistenza di identità altre che non possono essere ricorse, come dice Judith Butler, alla eteronormatività obbligatoria. Cioè, questo soggetto, no? Il soggetto del, che gode dei diritti fondamentali, cela in realtà una un'identità che è maschile, bianca, è un bianco, è un eterosessuale, è un borghese proprietario, cioè a un certo livello sociale. Possiamo aggiungere anche altre dicotomie che non vengono riconosciute, come per esempio quella dell'accesso a una piena fruizione dei diritti fondamentali delle persone disabili. Cioè, questa soggettività che sta al centro del discorso dei diritti umani, ben specifica, cioè coloro i quali veramente ne possono godere, sono quella ristretta cerchia che rientra nell'ambito tradizionalmente dei maschi, bianchi, eterosessuali, proprietari, abili, cioè non disabili. Ora, questa cerchia si può anche allargare, includendo donne bianche, eterosessuali, borghesi e abili, ma mantiene sempre questo criterio di inclusione-esclusione, per cui c'è sempre qualcuno che rimane fuori da un pieno godimento dei diritti fondamentali. E allora ancora una volta la domanda, come ne usciamo? Moltiplicando i diritti per via di emancipazione, o cominciamo a ragionare sul fatto che uguaglianza e differenza fanno a pugni, perché qualunque meccanismo di uguaglianza basato soltanto su un principio di giuridificazione, cioè di riconoscimento formale dei diritti, che non tenga conto del fatto che le differenze sostanziali producono discriminazione, non sarà mai un vero principio di uguaglianza. L'uguaglianza nei nostri stati cosa dice? Non che siamo tutti uguali, ma che le nostre differenze non devono produrre discriminazione. Mica il legislatore o chi ha scritto la Costituzione era cieco e non sapeva che siamo tutti diversi, siamo maschi, femmine, bianchi, neri e via di seguito. Ma diceva le vostre differenze non devono produrre discriminazione. Ma questo ragionamento contiene una aporia, cioè una contraddizione, perché non è vero che le differenze sostanziali non producono discriminazione. E allora forse dovremmo cominciare a ragionare in un altro modo, cioè in un modo che parte dal fatto della differenza e che questa differenza va tenuta in conto non solo dal punto di vista legislativo, ma in tutte le nostre pratiche quotidiane, nel nostro modo di vivere all'interno delle nostre società, nel posto di lavoro, nella scuola, nell'università, nella famiglia e via di seguito. Proprio per evitare che alcuni soggetti, a causa delle Serena, ti abbiamo persa. Stavolta si è sconnessa. Vediamo se riusciamo. Vada lei, professoressa. È in linea. Sì, scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Stiamo cercando di riagganciare la conferenza e la linea della professoressa Marcenò. Un attimo di attesa. Vediamo che cosa dicono i ragazzi, mi sa che c'è qualche problema. Ecco. Bene. Allora, mi sentite adesso? Sì. Sì, adesso ti sentiamo. Deve accendere la telecamera. Sì, è accesa, forse ancora non è arrivata l'immagine. Ok. Perfetto. Vada. In realtà. Mi sentite adesso? Sì.
Ok, allora io continuavo a vedervi e a sentirvi, però mi dovresti dire dove ci siamo interrotti. Ci siamo interrotti al principio, per cui la soluzione era quella di andare al di là di tutte le discriminazioni, e quindi non soltanto, ecco, eravamo giunti, ci stavi raccontando che in realtà il problema non poteva riguardare soltanto la differenza tra bianchi ed eterosessuali rispetto a tutti gli altri, ma cercavi di trovare un superamento a tutte le discriminazioni, quindi come unica chiave possibile. Ok, d'accordo, proverò a ricostruire un po' molto rapidamente. Allora, dunque, il problema riguarda la relazione tra l'eguaglianza e la differenza, stavo dicendo. Se le nostre costituzioni dicono che le differenze devono produrre discriminazioni, la storia ci mostra come di fatto una uguaglianza soltanto formale non riesce ad essere superata da differenze sostanziali che continuano a produrre differenze in termini di discriminazione. Allora, quello che stavo dicendo è che probabilmente, e questo è un po' quello che il pensiero femminista ha cercato di fare, ora sto molto semplificando, ma insomma, grosso modo potremmo dire che dovremmo sostituire l'idea di una differenza intesa come mancanza, cioè differenza rispetto a un modello, a un modello di soggetto, mi sentite? Nuovo. Sì, 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 la sentiamo, lei continui, la chiamiamo noi quando non la sentiamo. Va bene, d'accordo, ok, va bene. Dicevo, l'idea di differenza che funziona all'interno dell'ordine simbolico patriarcale è una differenza intesa come mancanza, come deficit, come mancanza rispetto a un modello che è quello che viene riconosciuto soltanto a chi si iscrive in quel modello di soggetto, quello che dicevamo ha delle caratteristiche, è un uomo, è un bambino, è un eterosessuale, borghese proprietario. Probabilmente, dicono le femministe, bisognerebbe invece ragionare in termini di differenza come differenze orizzontali, cioè differenze non rispetto a un modello, a uno stereotipo, ma differenze come compresenza di modi diversi di essere all'interno della nostra società. E quindi un riconoscimento che non può essere sottoposto al vaglio di quanto ci adeguiamo al modello, allo stereotipo che la cultura dominante ci attribuisce. Ora, rispetto ai nuovi stereotipi, qual è la situazione attuale? Perché parliamo di femminilizzazione del lavoro? La femminilizzazione del lavoro non indica, ahimè, il fatto che le donne ormai hanno pieno accesso, come gli uomini, al mondo del lavoro, cioè con uguali diritti, se non formali, ma con una situazione sostanziale di uguaglianza che consente alle donne di accedere a tutti i gradi dell'istruzione in alcune aree del mondo, o comunque a posizioni di vertice o a trattamenti uguali dal punto di vista salariale. La femminilizzazione del lavoro purtroppo indica nel nostro tempo contemporaneo un fenomeno che potremmo anche definire, che potremmo anche nominare come precarizzazione del lavoro, cioè in questo nostro mercato del lavoro, in questa nostra realtà economica e sociale attuale, e in particolare diciamo degli ultimi vent'anni dopo la crisi finanziaria del 2008, le forme di precarizzazione del lavoro sono diventate sempre più comuni e più diffuse e coinvolgono non soltanto donne, ma coinvolgono soprattutto giovani e giovani donne in particolare. Dunque la femminilizzazione del lavoro nel nostro tempo presente è un modo per indicare una trasformazione all'interno delle nostre società nelle quali i ruoli classici delle donne nel mondo del lavoro, quindi in situazioni di lavoro più precario, lavoro meno pagato, meno riconoscimento formale, quindi anche lavoro nero, eccetera, si stanno allargando anche ad altre
ad altre componenti che prima godevano di posizioni migliori. Statisticamente, sicuramente gli uomini andavano ad occupare posizioni lavorative a tempo pieno, di lavoro salariato, con tutta una serie di garanzie in termini di sistemi pensionistici e via di seguito. La precarizzazione del lavoro contemporaneo di fatto sta allargando quelle che erano alcune caratteristiche specifiche della presenza delle donne nel mercato del lavoro anche ad altri soggetti. Dunque, quando si parla di femminilizzazione, ripeto, non intendiamo il fatto che le donne sono di nuovo presenti sul mercato, sono presenti sul mercato del lavoro al pari degli uomini, ma che purtroppo gli uomini stanno cominciando, soprattutto i giovani, stanno cominciando a rivestire nel mercato del lavoro quei ruoli precari e poco tutelati che prima, ahimè, erano appannaggio soprattutto delle donne. Il punto è che questa situazione economica e sociale che deriva diciamo da quello che è, diciamo, il nostro la caratteristica dei sistemi economici contemporanei improntati a politiche neoliberiste, quelle che sostanzialmente a partire dagli anni 70 e 900 hanno visto un po' lo smantellamento dello Stato sociale, del welfare state, e dunque una politica di tagli ai servizi, di tagli alla scuola, alla sanità, alla ricerca, all'università stessa, ha prodotto una degli effetti sulle condizioni dei lavoratori e lavoratrici in termini di precarizzazione, che sta però creando una nuova serie di stereotipi sociali e culturali nei quali ancora una volta ci troviamo all'interno dei quali ancora una volta ci troviamo catturate. Quali sono le parole chiave del sistema economico neoliberista? La deregulation, quindi la deregolamentazione del mercato del lavoro, la competizione, la flessibilità, no? C'è tutta quella retorica che ci descrive come capitale umano che deve investire le proprie risorse, le proprie capacità nel mondo del lavoro. Questa retorica, questa etica di questo comportamento neoliberale sta creando, dicevo, tutta una serie di nuovi stereotipi e nuovi meccanismi di normalizzazione, ma anche di colpevolizzazione rispetto a coloro i quali in realtà stanno subendo gli effetti negativi di queste nuove forme di partecipazione al mondo del lavoro. Che lo Stato debba fare un passo indietro rispetto a una serie di servizi di protezione sociale, di protezione economica e che debba essere l'individuo a farsi carico dei propri bisogni e delle proprie necessità attraverso la privatizzazione dei servizi, attraverso piani pensionistici privati, attraverso la privatizzazione della sanità e via di seguito, ha creato una nuova etica del soggetto, dell'individuo contemporaneo, che appunto, come dicevo poc'anzi, viene definita attraverso questo slogan dell'individuo imprenditore di se stesso, che di fatto ha creato come una nuova forma di stereotipi di comportamento, di stereotipi culturali dei comportamenti degli individui. E dunque l'etica della competizione, l'etica del l'autovalorizzazione, l'etica dell'autoimprenditorialità, ma quello che questa narrazione, questo nuovo modo di giudicare, di intendere, ma anche di conformarci nei nostri comportamenti individuali sta producendo nuove forme di esclusione, nuove forme di povertà, che naturalmente vanno a colpire quei soggetti che già da prima erano in una posizione di vulnerabilità. Io credo
che in questo momento vado verso la conclusione, ci troviamo veramente in un momento di passaggio e credo che questi due dal punto di vista proprio della cronaca degli ultimi anni, la crisi economico-finanziaria globale del 2008 e il Covid, la pandemia Covid di oggi, stanno mostrando come questa nuova forma di riorganizzazione non soltanto dell'economia ma dello Stato abbia prodotto e stia continuando a produrre degli effetti deleteri rispetto alla possibilità, alla capacità di tenuta sociale, economica e di sicurezza delle nostre società. L'aumento dei tassi di disoccupazione, che soprattutto nel sud d'Italia, come sapete, sono particolarmente elevati. E sono particolarmente elevati i tassi di disoccupazione femminile e i tassi di disoccupazione giovanile. Il decremento del livello dei salari, l'aumento del lavoro precario, non sono soltanto dei fenomeni economici, ma sono dei fenomeni, come tutti i giovani sanno, che hanno un'influenza sostanziale nei nostri piani di vita, nella nostra capacità di immaginarci, di pensarci e di progettare un futuro. Ora, purtroppo, come vi dicevo, questa nuova situazione attuale sta creando una specie di cortocircuito, cioè sta mettendo insieme, fa funzionare insieme una serie di vecchi stereotipi e di nuovi stereotipi, e questa mescolanza tra i vecchi stereotipi di genere che vorrebbero le donne all'interno di un ambito domestico e questi nuovi stereotipi di genere che vorrebbero le donne impegnate per il proprio empowerment e per la propria emancipazione economica, di fatto, al di là diciamo della retorica, questa nuova retorica, dicevo, non fa altro che occultare la permanenza di vecchie forme di discriminazione e di disuguaglianza che continuano a perpetuarsi secondo quelle tre quei grandi filoni che vi dicevo poc'anzi, ai quali possiamo ricondurre tutte le forme di discriminazione del mondo nostro contemporaneo, appunto il genere, la classe e la razza. Quello che in conclusione veramente, perché vedo che il nostro tempo si è concluso, e che forse potremmo dovremmo oggi riflettere su l'esistenza di una nuova forma di patriarcato, che apparentemente ha superato alcuni stereotipi classici, ma che di fatto li sta in qualche modo riattivando in queste nuove forme di vulnerabilità che attraversano tanti soggetti, non soltanto quelli femminili, ma anche tanti soggetti, in particolare delle giovani generazioni, tanti soggetti che per ragioni, ad esempio soggetti migranti, soggetti disabili, insomma soggetti che hanno delle forme di vulnerabilità che ancora una volta non riescono a ritrovare un pieno riconoscimento e una piena garanzia per piani di vita buona, come si dice. Va bene, mi fermo ai 58, non so, vedo se cerco di capire, ma non mi sembra di aver visto. C'era una domanda, ripetere il concetto di rivendicazione di uguaglianza. Ripetere il concetto di rivendicazione di uguaglianza? Sì. Allora, non capisco bene da questa domanda a quale, diciamo, a cosa si faccia riferimento. Abbiamo detto, immagino, che il femminismo ha storicamente seguito, diciamo, due percorsi: quello della rivendicazione di un'uguaglianza in termini di riconoscimento di diritti e dunque di una emancipazione, e quello del riconoscimento invece di una differenza
diversa, cioè non tanto un problema legato all'eguaglianza formale, ma un problema legato al riconoscimento delle differenze di fatto di ciascuno di noi, non soltanto delle donne, perché questa questione riguarda anche tutti gli uomini che non si riconoscono negli stereotipi di genere. Non tutti gli uomini sono bianchi, non tutti gli uomini sono eterosessuali, non tutti gli uomini sono ricchi, cioè quello stereotipo genere porta in sé un contenuto normativo che non riguarda in modo escludente solo le donne, ma anche i maschi che non si riconoscono affatto in quel modello. Dunque, partire dalle differenze, chiedendo una piena rappresentazione, legittimità nelle nostre società, probabilmente aiuterebbe a superare l'impossibilità di risolvere per via giuridica le questioni dell'uguaglianza. Bene, io avevo da farti una domanda a proposito di bianchi eterosessuali. Quanto secondo te la filmografia americana ha influenzato il rallentamento in questa, chiamiamola più che evoluzione, in questa lunga convalescenza verso modelli diversi? Cioè, tu dici che la filmografia americana ha perpetuato gli stereotipi? Sì, penso che abbia perpetuato gli stereotipi. Ma quando parliamo di ordine simbolico patriarcale, l'ordine simbolico patriarcale si perpetua esattamente attraverso la vita culturale di un paese, dunque non solo nei nostri comportamenti individuali, ma anche nella produzione culturale, nella letteratura, nel cinema, nella televisione. Facevo riferimento agli spot pubblicitari, scherzando spesso con le mie amiche, perché diciamo con le mie amiche nel senso delle mie colleghe che lavorano, diciamo sempre che prima della fine ti abbiamo persa. Sì, dicevi che prima della fine, che nello stereotipo prima della fine del film o prima della fine del romanzo, la protagonista femminile o si deve sposare o deve morire, perché non c'è un'altra possibilità di essere protagoniste. Lo stesso vale per gli stereotipi di razza e quindi la rappresentazione, pensiamo a tutta la filmografia americana sul West, sugli indiani d'America, cioè è chiaro che sono tutti strumenti di perpetuazione degli stereotipi. Bisogna cominciare a guardare ai avere la capacità di lettura degli stereotipi che vengono perpetuati attraverso questi sistemi mediati. E quindi per questo noi contiamo sui ragazzi, speriamo bene. Speriamo bene. Ti dobbiamo salutare perché abbiamo la professoressa Nicolosi che ci aspetta, ovviamente insieme a tutti gli studenti che vorranno transitare sull'altra Teams. Grazie ancora Serena e sempre complimenti per le tue attività. Grazie a voi, a presto. A presto, ciao, a presto.